Pasquale Matrone legge la scena finale dell'Apologia di Socrate di Platone. Ma consideriamo anche per un'altra via come ci sia da sperare che la morte sia un bene. Essa è infatti una di queste due possibilità. O la morte coincide con il nulla e dopo che si è morti non si ha più alcuna sensazione di niente, oppure, stando a quanto si dice, consiste in una sorta di cambiamento e di trasmigrazione dell'anima da questa sede in un'altra. Se non vi è dunque alcuna sensazione, ma una specie di sonno simile a quello di chi dorme senza fare alcun sogno, con la morte si farebbe uno straordinario guadagno. Se infatti uno, scelta una notte in cui avesse dormito così bene da non avere nemmeno fatto dei sogni, e confrontati a quella notte le altre notti e gli altri giorni della sua vita, dovesse ripensarci e dire quanti altri giorni e quante altre notti avesse vissuto nella sua esistenza con più soddisfazione e piacere di quella notte, sono disposto a credere che non solo un cittadino qualunque, ma il gran re stesso, troverebbe che questi giorni e queste notti si possono contare sulle dita in confronto a tutti gli altri. Se tale è dunque la morte, io la definisco senz'altro un guadagno. In questo modo, infatti, tutto il tempo sembra non sia più che un'unica notte. Se invece la morte è una sorta di trasmigrazione da questa vita a un altro luogo, ed è vero quel che si dice, cioè che in quel luogo si radunano tutti i morti, quale bene potrebbe essere più grande di questo, signori giudici? Infatti, se uno giunto nell'Ade, dopo essersi liberato da questi che si dicono giudici, vi trovasse quelli che lo sono veramente, dei quali si dice che lì esercitano la giustizia, vale a dire i vari Minos, Radamanto, Eaco, Tritolemo e altri, semidei che in vita agirono secondo giustizia, si tratterebbe forse di un viaggio di poco conto? Quanto chiunque di voi non sarebbe disposto a pagare pur di venirsi a trovare con Orfeo, con Museo, con Esiodo o con Omero? Io davvero vorrei morire più volte se tutto ciò è vero, perché specialmente per me quel soggiorno sarebbe meraviglioso, consentendomi di incontrarmi con Palamede, con Aiacio Telamonio e con chiunque altro tra gli antichi morì a cagione di un giudizio ingiusto. Io penso infatti che mi sarebbe di conforto paragonare le mie con le loro sciagure, e sarebbe anche estremamente piacevole passare il tempo a esaminare e interrogare coloro che si trovano là, come ho fatto con gli uomini di questa vita, per arrivare a scoprire chi di loro è sapiente e chi invece crede di esserlo, ma non lo è. Quanto poi chiunque di voi, signori giudici, non sarebbe disposto a pagare pur di esaminare colui che condusse a Troia il famoso grande esercito, o Ulisse, o Sisifo, o gli altri infiniti uomini e donne che si potrebbero citare? Conversare in quel luogo con loro sarebbe bello, stare insieme ed esaminarli sarebbe il colmo della felicità, almeno gli abitatori di quel mondo, è certo che non condannano a morte per questo. Loro infatti in tutto il resto sono più felici di quelli che vivono qui e per tutto il tempo a venire, se è vero quanto si dice sono immortali. Bisogna dunque che anche voi, signori giudici, siate ben disposti alla speranza nei confronti della morte. E solo questo pensiate, che nessun male può colpire
l'uomo retto né quando vive né quando è morto, e che le sue azioni non sono indifferenti agli dèi. Anche ciò che ora è accaduto a me non è accaduto a caso. Questo mi è ormai chiarissimo, che il morire a questo punto e il liberarmi di tutti i fastidi era per me la cosa migliore. Per questo non mi ha mai fermato un segno divino, e da parte mia non sono molto in collera con quelli che mi hanno condannato e con i miei accusatori. Tuttavia, essi mi hanno condannato e mi hanno accusato con un diverso intendimento, credendo di farmi un danno, e ciò fa ricadere su di loro un giusto rimprovero. Ciò nonostante, di questo vi prego: uomini, punite i miei figli quando avranno raggiunto la pubertà, molestandoli allo stesso modo in cui io molestavo voi. Se vi sembrerà che si curino della ricchezza o di qualsiasi altra cosa prima che della virtù, e se essi dovessero sembrare a se stesse di un qualche valore senza valere nulla, rimproverateli come io ho rimproverato voi, perché non si applicano a cose di cui vale la pena e credono di contare qualcosa mentre non contano nulla. Se farete questo, avremo avuto giustizia da voi, io e i miei figli. Ma ormai è ora di andare. Per me alla morte, per voi alla vita. Chi poi di noi si incammini verso la meta migliore è ignoto a tutti, tranne al Dio.